Konnichiwa e benvenuti voi qui nel mio canale. Sono come sempre GiappoGamer. Benvenuti qui in un nuovo episodio di Ghost of Tsushima. Per continuare questo videogame veramente incredibile, estremamente giapponizzante. Allora, cari Giappolovers, siamo giunti all'episodio numero 11 di questo Ghost of Tsushima. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede in questo nuovo appuntamento di quest'oggi. Ok, allora eccoci qui con il nostro Prode Jin, mamma mia, con doppia katana, mamma mia, spettacolare. Allora, vediamo un po' il da fare. Perché io dovrei andare qua, dal codice del guerriero da Yuna, e alla ricerca di suo fratello, un fabbro nome Taka, che è prigioniero dei mongoli. Sta seguendo una traccia vicino al villaggio di Kechi. Devo raggiungere, eccetera, eccetera. Allora, villaggio di Kechi. Qua c'è un villaggio, ma è di Komoda. Villaggio di Kechi, Komatsu. Qui si può la genna di Tadayori, l'armatura di Tadayori, magari averla. Ma io vorrei, sì, puntare qua, andare qua, però vorrei liberare questa locanda, il riposo del viandante. Incremento leggenda minimo, più 8 di ferro e progresso forma. Vai, Kage, vieni qua, vediamo un po' di andare a fare un massacro di mongoli quest'oggi. Allora, è la direzione giusta? Sì, più o meno sì, più o meno sì. Vai. Allora, vediamo, forse passiamo per di qua. Non vorrei fare la strada principale che magari è battuta da qualche caspe di mongolo. Bastardo maledetto. Vai, bambù. Oh cazzarola, ma che ci stanno i cinghiali qua? Porca la miseria, i cinghiali, oh! Ma ci facciamo una porchetta con i cinghiali! Cinghialo, dove stai? No, poi cinghiali. No, no, ma mi sa che c'è. C'ha pure i cuccioli, mi sa, no, no, beh. Mi sa che cinghiale femmina con cuccioli non c'è cosa peggiore di imbattersi in un cinghiale femmina con cuccioli. Ma vediamo un po'. Per di qua, vediamo un po'. Ma lo sento, ma dove caspita sta? Ma magari attaccasse qualche mongolo. Grandissimo, grandissimo. Che è? Un orso? Ma che è? Vuol cinghiare? Non lo so. Però sta attaccando i mongoli, grandissimo. Che tu sia cinghiale o orso, va bene uguale. Dai del bambù. Ecco, non è manco la direzione giusta, porca miseria. Vediamo un po'. Qua c'è il. Qua c'è un dirupo. Vediamo un po', va. Con calma e circospezione. Mamma mia, ci stava pure la nebbia qua. Che caspita. Ma che isola è? Sento pure fischiare qua. Ok, ho visto da lontano fiore preso. Ok, vediamo un po' se è di qua la strada. Sì, non siamo lontani. Sì, ecco là il cinghialone sulla sinistra. Porca la miseria, quanto è grosso. Allora, vediamo un po' che non siamo proprio tanto lontani, eh. Dai, Kage, ombra. Vediamo un po'. È Yuna, infatti. Ma dove sta? Sta là in fondo. Dove caspita sta? Ci sono pure i cervi qua. Che caspita che fischia? Dove caspita è Yuna? Ci siamo quasi. Qua scendiamo un po' a cavallo, va, vediamo un po'.
Do caspita sta Yuna. Allora, qua vi sta un fiume. Ok. Cascine. Oh, ecco, di va. Vai, Yuna, ti abbiamo trovato, va, meno male, va. Sei sana e salva. Ok, codice del guerriero. Mamma mia, mamma mia. Tanta roba questo Ghost of Tsushima, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Sì, ci siamo dati da fare, sì. Aspetta un attimo. Ah, ok, già è lei che ci deve seguire. Allora, aspettate un attimo, buoni tutti. Ok, dobbiamo andare qua. Raggiungi il punto di osservazione vicino al campo dei mongoli. Però volevo un attimo liberare pure questa zona qui, sta locanda del riposo. Io lo so, il vento soffia di là, lo so, lo so. Lo so benissimo, però vorrei un attimo liberare questa locanda. Che cavolo, niente, non si può fare. Vabbè, ho capito, dai. Andiamo, dai, per 800 metri per di qua. È una bella cavalcata, ci sta, eh. Allora, prefettura di Komoda, ok. Vediamo un po' qua che è uscito fuori. Villaggio di Kechi. Viaggio rapido non disponibile per l'obiettivo attuale. Vabbè, pazienza. Vai, provviste per 5. Villaggio di Kechi. Vabbè, vediamo un po' di oltrepassare questo villaggio. Mamma mia, sentite qua che musiche. Villaggio che pare tranquillo. Vai. Vediamo un po', va. Altre provviste. Ok, tocca andare per di là. Ok, il vento spira per di là. Ah, cazzarola, abbiamo perso. Vabbè, seguiamo la strada, va. Allora, vediamo un po', là c'è qualcosa che brucia. Là si va per di su. Questa dovrebbe essere la direzione giusta. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Per 220 metri, 200 metri, quasi va di 10 metri in 10 metri. Bene, bene, dai, ci siamo quasi. Ok. Ci siamo. Vediamo un po'.
奥の守りは固そうだ。Vediamo un po' di qua. Ashiba ga yurui to kuzureru. Kizukareru yo. Shoumen no kabe wa dekiagatte oranu. Sukima ga aru kamo. Shoumen no kabe ni sukima ga aria, naka ni shinobikomeru. Soshite mouko wo subete kire fuseru. Moshi techigai ga areba, horyo ga korosareru yo. Nandou mo mite kitan da. Shinobikomu shika te wa nai kara ne.まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。おじ上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。OK, vediamo un po' il da fare.Trova il barco vicino alla porta del campo per 130 metri. Là, dov'è che era? Là, mi pare. Ok, vediamo un po'. Takawa, furo してるんだ。Moko が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。Vediamo un po', vediamo un po'. だけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。Qua ci sono pure i cervi. Vediamo un po'. Legno di tasso per uno. Bambù per tre. Vediamo un po' con calma e circospezione. Vediamo un po' se ci fanno arrivare tranquilli tranquilli. Ok, le unità provviste, ok. Provviste per 5, ok, infiltriamoci. Ok, bene, bene. Che dorareba, Horio ga korosareru. Già, oto o tatezu ni. Nodo o kakkiru shika nai ne. Non fa parte del codice dei samurai, eh? Allora, trafiggi il mongolo alle spalle. Ok, ma c'è un tutorial? Mamma mia, c'era quasi... quasi scoperto, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, che roba. Mamma mia. Ma è qua da giovane. Yaga atarimashita ne. Teoi no kuma wa shinimono urui da. Nukaru de nai zo. Wakarimashita. Ato o zo. Ok, segui le tracce dell'orso insieme a tuo zio. Porca miseria, tocca ammazza l'orso. Porca la miseria. Kono chi ni kuma ga deru nante. So da na. Senka no yarikawa kara nigete kita no daro. Muhonmono no sei desu.罰としてクマの餌にしてやりましょう。Vediamo un po', qua c'è del sangue.
con calma in circospezione pure qua, vediamo un po' dove sta questo orso ferito. Qua sono altre impronte. Mamma mia che nebbione. Ma dove siamo? A Silent Hill qua. Porca la miseriaccia boia. Altro sangue. Altre impronte pure qui. Altro sangue di qua. Eccole qui. Altre impronte, ok. Sangue impronte, mamma mia. Wakattemasu. Todome wa watashi ni sasasete kudasai. Omae ga kanjou o gyoseru no de areba, sono toki wa kangaete yaru. E dove caspita sta sto orso? Ok, ecco le altre tracce. Dai zio, coraggio. Per di qua, tracce ancora. Occhio, ecco, ah ecco, trovato. Vediamo un po'. Mazzo, zio come corre, oh. Esaminiamo, ecco l'orso, cavolo. Occhio. Tacci sua. Yarikawa da na. Hikyō mono. Jitō-sama no se o nerau to. Sakai. Ikari o osaero. Hitogoroshi ni naritai ka? Koyatsu no you ni. Warera wa bushi da. Desu ga oji. Bushido, bushido. Non esagerare. Mazza, botta secca. Però non l'ha scapocciato, Vai. Mamma mia, il Bushido, il codice dei samurai. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Jin. Do shita? Taka o sagaso. Ok, ascolto attento. Premi il touchpad per usare ascolto attento e scovare i nemici nelle vicinanze muovendoti più lentamente. Dobbiamo trovare Taka. Vediamo un po'. Là ce n'è uno. Vai così.
Vediamo un po' quest'altro. Non è successo niente, tranquilli. Tranquilli, non è successo niente. Quello se n'è andato. Vediamo un po'. Con calma in circospezione, Assassin's Creed fa scuola qui. Gli volevi mangiare la porchetta, eh? Tacci tua. Vediamo un po'. Perché quest'altro non vorrei che magari chiamasse qualcuno. Provviste prese nel frammente. Fatto fuori pure lui. Bene. Qua dentro c'è qualcosa? Qualche manufatto? Sì. Con un pieno provviste per 6. Ok, pronta? Yuna? Ok, provviste per 7, bene. Che c'è qua? Ok, vediamo un po'. Assassiniamo. Mamma mia, questo c'era pure lo scudone. E teniamo premuto per aprire e liberare. Taka, tutto a posto? Ma non lo vedo tanto. Boh. Ma è vivo? Non saprei, mi sa che non era lui, porca la miseriaccia boia. Ma sei tu? No, ma non lo so, sta messo lì così, boh. Ok, allora vediamo un po'. Con calma e circospezione. Quello sta là. Come dinamica molto molto simile a Assassin's Creed, per non dire praticamente scopiazzata. Ma... va bene così, ok, vediamo un po'. Chiharu! Non è successo niente, tranquillo. Vediamo un po'. Testimonianze. Provviste per 18, bene così. Manufatti mongoli 3 di 50, ottimo. I kunai sono pieni, bene. Ah, qua ci sta un forziere. Provviste per 24, buone come pane. Altre provviste per 8, bene. Provviste per 6, ottimo. Ok, tu sei qui, beh, abbiamo fatto fuori. Ah, lì c'è qualcos'altro. Provviste per 16, bene. Allora, vediamo un po' il da fare. Dove sta l'altro? Ok, l'altro sta là. Guarda, fuori da Takako. Miniko, Cina Takajanai.
assassiniamo. Fatto fuori. Vagliamo un po' anche se non è Taka. Però libriamo, ok. Parliamo prigioniero. Ikuyo. Vai, infiltriamoci qui, così. Ok. Vai, vai, corriamo, corriamo. Viaggia con Yuna e abbandona il campo. Cappello di paglia. Dai, facciamo una corsetta di footing, va. Ma sì, una corsetta notturna va bene, dai. Ok, va bene i fiori. Vai così, altri fiori. Bene così. Eccoci, di qua. Vai con bambù. E ok, bene così, bene così. La baia di Azamo. Meglio che non ti sbagli.友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それからおじ上だ。ジン。タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人でしもうてたい。もうこのことならば案ずるな。おじ上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。 Mamma mia. Castello di Kaneda nel frammente. Shimura. Onushi ni ro wa niawan. Tamukawa no yo tame ni ikikaseru. Sasureba nawa o toite yaru. Onore no zaregoto wa kikan. Korose. Subete o shinatta tsumori no yo da ga. おいはまだ生きておるぞ。ジン。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。堺は一所懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。 Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ok, trofeo guadagnato, yatta! Punto di non ritorno. Bene così, bene così. Ok, sale punto tecnica, mamma mia, veramente, veramente bene. Diario aggiornato, 4 racconti aggiornati, vediamo un po', diario, racconti di Tsushima, vediamo un po', il capovillaggio, una nuova casa, l'altra faccia dell'onore.
Racconto di Jin, il fabbro affranto, il sangue sull'erba. Allora, e ok, poi qui nell'atto 1 dobbiamo ancora salvare il fabbro, fratello di Yuna. E dobbiamo reclutare i Ronin dei cappelli di paglia. Ok, racconti Tsushima, vediamo un po'. Ok, questi qua, racconti mitici, la leggenda di Tada Yori, dove sarebbe la famosa armatura, però al momento sinceramente non saprei se farlo oppure no al momento, ma va bene così, va bene così, bene così. E allora, eccoci qui nella scrivania principale di Ghost of Tsushima, cari ragazzi, ragazze, cari Giappolovers. Mamma mia, anche questo episodio numero 11 si chiude qui. E come sempre, se vi è piaciuto, invito a lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici. Mi raccomando, seguitemi anche sui miei vari social network. Ricordo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi ricordo anche, se volete iscrivervi al mio canale, mi raccomando, attivate la campanella per rimanere semplicemente aggiornati ai miei svariati video e episodi su gaming giapponese. E vi aspetto anche sul mio blog, su WordPress, giappogamer.home.blog, dove di tanto in tanto scrivo news, quelle più importanti, e recensioni sui giochi che riesco a portare a termine sul mio canale. E allora, cari Giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui, vi abbraccio forte, e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi.